Ciao e benvenuto nel mio canale. Oggi andremo avanti a giocare a Dolce Flirt Università. Siamo sempre sul capitolo 6. Se non mi sbaglio, dobbiamo andare a lezione adesso, quindi andiamo verso l'anfiteatro. Ok, per una volta ho indovinato la stanza giusta. Salve, sei riuscita a parlare con Rosa? Ho ripensato al modo in cui Shani era stata estromessa dalla conversazione. Ma va, non abbiamo avuto un attimo di pace. Cribbio, se vuoi conosco una casa abbandonata appena fuori città dove poter discutere in pace. Quanto amo Shani. Non è possibile. Quando hai un'idea in testa non te la leva nessuno. Cominci a conoscermi bene. Se vieni per il corso di sviluppo personale, l'hanno spostata in biblioteca. Ah, grazie. È meglio sbrigarsi, il corso sarà già cominciato. A dir la verità, mi chiedevo se andarci o meno. Credo che preferisco approfittarne per preparare la spedizione di stasera. Vado a dare un'occhiata alla casa per essere sicura che sia disabitata. Va bene, a dopo. Devo andare in biblioteca. E ok, andamos. Dov'è la biblioteca che non lo ricordo più? Non c'è quasi più nessuno in giro. Tutti devono essere già a lezione. Sono consapevole della fortuna che abbiamo di ricevere la sua visita, ma mi capisca, non posso. OMG, chi è questa? Però mi ricorda vagamente qualcuno. Kulan, se la sua risposta è negativa, penso proprio che lei, appunto, non sia consapevole della fortuna che ha. Chi è? Lo so, e lei sa di essere un sostegno essenziale dell'indirizzo di storia dell'arte. Senza di lei, non sono sicuro che l'anno prossimo potremmo continuare a proporre questo orientamento. E io penso di poter trovare delle università prestigiose nelle quali i professori non annullano i loro corsi a causa di un mal di testa o di uno stato d'animo. Sta parlando del professor Zaidi? Questo problema è già stato risolto, e io. Il rettore mi ha guardata. Senza accorgermene, avevo rallentato per ascoltarli. Andiamo a parlare nel mio ufficio, se lei è d'accordo. La conosco, Kulan. Cercherà ancora di calmarmi davanti al suo quadro di Klimt. Questa volta è fuori discussione che le faccia la minima concessione. Vogliono eliminare il piano di studi d'arte. Deve essere uno degli investitori dell'università. Lei è una donna raffinata, Sibilla. Sa apprezzare quello che. Si sono allontanati, non riesco più a sentirli. Ho guardato l'ora sul cellulare. Ho più di 10 minuti di ritardo. Molto, molto bene. Un secondo, la biblioteca dov'è? Qui. La lezione non è ancora cominciata. A quanto pare la professoressa non è ancora arrivata. Meno male. L'aula non è molto piena. Ci sono solo una decina di studenti. Mi sono seduta ad un tavolo in fondo per stare da sola. Nel momento in cui mi sono seduta, è entrata la professoressa. Buongiorno a tutti. Vedo che ci sono ancora degli studenti motivati che continuano a venire ai miei corsi. Posso sperare che non sia solo per i pochi punti di più che otterrete a fine dell'anno. Ho abbassato gli occhi fissando le mie scarpe sotto il tavolo. Oh, non ci posso credere! No, vabbè, non ci sto credendo, sono troppo felice. Lui! Bene, allora, mi siedo qui. Nat? Quanto sono felice da 1 a 10 di vederlo? 200. Vieni all'università. Sono stato obbligato. Da chi? Da lei? Siediti, ti vieto di uscire dall'aula prima della fine della lezione. Ambra? Si sono seduti tutti e due vicino a me. Ambra da una parte e Nat dall'altra, cioè noi siamo a centro. Sta situazione è assurda. Va bene, ok. Ambra sorride e si vede che è in forma. Sembra proprio che si sia ripresa dalla serata del concerto di Castiel. Vedo delle facce nuove, quindi vi ricordo, estraggo un argomento dalla scatola delle idee e ne discutiamo fino alla fine del corso. E quando uscite, non dimenticatevi di mettere un argomento nella scatola. Sono così i corsi adesso. Sono gli studenti che scelgono cosa vogliono fare, ma allora non c'è problema, non perdo granché. L'ha detto a voce alta e varie persone si sono girate per vedere chi parlava così forte. Per favore, non farti notare. Allora, il tema di oggi sarà quanto
Come si usa il preservativo? Ho un piccolo déjà vu. Non so voi, ma ho un déjà vu. Varie persone si sono messe a ridere. Mi sembra che abbiamo già parlato di questo argomento all'epoca del liceo. Ecco, anche Nathaniel c'ha un déjà vu. E molti di noi sono passati alla pratica da un bel pezzo. Mi ha lanciato uno sguardo carico di sottintesi. E le mie guance sono subito diventate paonazze. Stai ancora parlando di noi? No, non oserei mai. Non mi sono seduta accanto a voi per sentirvi parlare della vostra vita sessuale. Grazie, Ambra. Ex vita sessuale. E boom! Ho fissato la professoressa cercando di restare calma. Non ho potuto impedirmi di ribattere per farlo tacere, ma in fondo ho voglia di nascondermi sotto il tavolo. Allora adesso il nostro rapporto di una volta è solo un motivo di scherno. Ho voglia di scuoterlo. Bollo dentro. Un po' di silenzio lì in fondo, per favore. Non puoi impedirti di farci notare? Ambra aveva abbassato il tono della voce. Ho detto che venivo per farti piacere, non ho detto che sarei rimasto tranquillo. Ambra ha tirato un lungo sospiro. Non li avevo mai visti parlare così prima. Come dicevo, per chi volesse informarsi, lascio dei dépliant sulla cattedra. È sempre meglio essere a corrente dei vantaggi e dei limiti di questo contraccettivo. Estraggo un altro argomento, più serio questa volta. Nat resta con le braccia incrociate ed un sorriso insolente sulle labbra. Ha continuato a fare commenti ogni volta che la professoressa Paltry parlava. Ero davvero imbarazzata. Perché si comporta così? Che gusto c'è a fare provocatori in un corso facoltativo? Ecco un argomento interessante: gestire il proprio tempo per la stesura della tesi. Nat ha cominciato a far finta di russare abbastanza forte per farsi sentire dagli studenti più vicini. No, vabbè, ma che gli è successo a sto ragazzo? La noia è completa. Ambra ha passato una mano dietro di me per dargli un pugno nel fianco. La lezione va avanti al ritmo dei commenti scortesi di Nat per 2 ore. Ero così irritata che avevo male alle mascelle a forza di stringere i denti. Ecco Ambra, finito. Va bene? Posso andare ora? Sei insopportabile. Ha rivolto un sorriso smagliante a sua sorella ed è uscito dall'aula. Non mi ha né guardata né rivolto la parola. Grazie, Nathaniel, eh? Proprio una considerazione la tua. So che è tuo fratello, ma si è veramente comportato come un ragazzino maleducato. Ah! Io direi come un deficiente, ma gli si addice lo stesso. Ambra mi ha fatto un sorriso gentile e l'affinità con lei è al 20%. Boh, vabbè. Fa il bullo, ma non lo è per davvero. Ma perché? A che serve comportarsi in questo modo? Ah, a farsi sbattere fuori, immagino. Cosa? Ma non riesco a capire, perché? Ha voglia di lasciare l'università, perciò salta le lezioni sperando di essere espulso. Ma il direttore ha capito a che gioco sta giocando. Sa che ha un potenziale enorme e non vuole dargliela vinta. Allora ha cambiato tattica? Viene a lezione per far casino sperando che funzioni? Ah, non esattamente. Di solito non viene a lezione. Diciamo che ci siamo fatti una promessa. Mi ha promesso di venire a lezione se io gli promettevo di prendermi un po' più cura di me stessa. Subito mi sono tornate in mente le immagini della notte dopo il concerto. A causa del comportamento di Nat, mi ero quasi dimenticata che l'ultima volta l'ho vista sul punto di svenire. Ha a che vedere con quello che è successo dopo il concerto di Crowstorm? Stai meglio? Cosa? Io non ho alcun ricordo della fine della serata. Immagino che tu mi abbia vista. Già, possiamo dirlo in questo modo, ma non ho alcuna voglia di parlarne. Scusa, io ero solo preoccupata per te, il che è strano. Cambiamo argomento. Allora, quanti anni dall'ultima volta che siamo state in classe insieme, io e te? Già, è vero. Sei davvero cambiata. A me lo dici che sono cambiata, ma ti sei vista? Io?
Non è che è lei che è cambiata piuttosto? Quando ripenso alla peste che era, mi ha fatto vivere in un inferno una gran parte del liceo. Siamo uscite dalla biblioteca continuando a chiacchierare, il che è assurdo, cioè io sono ancora sconvolta. Probabilmente tutti siamo cambiati, è vero. Insomma, se mi avessero detto al liceo che un giorno avremmo potuto parlare senza crisi di nervi, non ci avrei creduto. Eppure guardaci. Puoi credermi o meno, ma sono contenta che tu possa constatare il mio cambiamento. Durante gli anni del liceo mi sono focalizzata su cose senza importanza e me la prendevo con la gente, probabilmente perché ero io che mi sentivo ferita. Sogno? O è come se si stesse scusando? Il mio comportamento non ha scuse, ma sappi che adesso so che ho agito male e mi dispiace se questo ha inciso sulla tua vita all'epoca. Non ho più le stesse priorità ora. Cioè, non ci posso credere, ci sta davvero chiedendo scusa! Sono rimasta senza parole. Non fare quella faccia! Tutti crescono, giusto? Tenevo solo che tu lo sapessi. Possiamo passare a qualcos'altro adesso. Certo, possiamo! Grazie. Allora, detto questo, sappi comunque che anche tu non sei stata sempre perfetta al liceo. Non l'ho mai preteso. Ficcavi il naso dappertutto e di solito storie che non ti riguardavano affatto. Cosa? E a volte è proprio per questo che sei stata un vero aiuto. Ah, io? Non è possibile. Non smette di tirarsela. Non ci posso credere. Ho alzato gli occhi per osservare Ambra. Sembra guardare alle mie spalle. Mi sono subito girata. Castiel? C'è Castiello, mio Dio, c'è Castiello, c'è Castiello! Prima Nathaniel, ora Castiello, questo episodio è bellissimo. Castiel era nel cortile del campus, circondato da un gruppo di ragazze che gli parlavano e gli davano dei poster da firmare. Una di loro, dietro di lui, gli stava persino toccando i capelli, tipo, che bei capelli che c'hai, Castiello, che belli! Ok. Ma sono serie! Credo che la parola giusta è patetiche. Non sembra che la cosa lo disturbi. Ah, non ne sono così sicura. Scommetto che non voglio offenderle, ma che è sul punto di mandarle a farsi friggere. Eppure non si direbbe. Ok, vado a lezione. Questa conversazione è stata piacevole. Alla prossima volta. Oh mio Dio, siamo salite a 30, non me ne ero manco accorta. Con piacere, alla prossima volta, Ambra. Se continuo avanti così, diventeremo grandi amiche con Ambra? Vi rendete conto? Boh. Sembra stare molto meglio rispetto all'ultima volta che l'ho vista. Credo che non sarà facile parlarne finché non saremo diventate più intime con Ambra. L'ho guardata un attimo andar via e poi ho rivolto la mia attenzione a Castiel. Sono praticamente dalla parte opposta del cortile e nonostante questo le sento parlare di banalità e chiedergli un autografo. Chiedono l'autografo a Castiel. Stento a crederci. Non mi aspettavo di rivederlo così presto, tantomeno all'università. Ho visto una delle ragazze tirar fuori il telefonino e insistere per scattare un selfie. Vedo benissimo dalla sua espressione che Castiel è davvero irritato. Non so che fare. Vado da lui? Dopotutto ci conosciamo. Avrò pure il diritto di salutarlo. Mi sono diretta verso il gruppetto schiamazzante. Ciao. Oh, ciao. Non vai più in giro col panno riempito di ghiaccio? Immagino che il dolore si sia alleviato. È così. Va molto meglio, grazie. Tutte le ragazze intorno a noi hanno smesso di strillare e si sono messe a guardarmi dalla testa ai piedi, con lo sguardo truce. Castiele non le guarda e mi sorride con le braccia incrociate sul petto. So che è immaturo, ma non posso fare a meno di sentirmi un po' orgogliosa. Orgogliosa o gasata? Te l'avevo detto che era superficiale, ma non mi stupisce. Sei sempre stata abile come un pinguino goffo. Grazie del complimento, sempre gentile tu. L'orgoglio che mi gonfiava il petto è subito svanito. Le ragazze attorno si sono messe a ridere in silenzio, scambiandosi sguardi divertiti. Ragazze, vi prego di scusarmi, ma ci vediamo al prossimo concerto. Vorrei parlare con la mia amica. Ho dovuto stringere i denti per evitare di sorridere quando ho visto l'espressione furiosa di una di loro.
se ne sono andate ringraziandolo per le foto e promettendo di venire al prossimo concerto. Poi ho sentito una ragazza chiedere alla sua amica: la sua amica? Che vuol dire la sua amica? E la sua ragazza cosa? Castiele si è seduto sullo schienale della panchina, con i piedi dove ci si siede. Oh, bello essere una superstar, eh? Allora, sei di ritorno all'università? Sembrerebbe proprio. Che ne dici? Il tour dei concerti è finito. Registriamo il prossimo album in città, quindi resto per un po' di tempo. Buono a sapersi. A parte te, non conosco nessuno iscritto al corso di laurea triennale in musicologia qui. Eppure siamo nello stesso edificio in cui vai tu, quello di storia dell'arte. Continuo a sentirmi osservata dall'inizio della nostra conversazione. E difatti, guardandomi attorno, ho visto che molti curiosi ci stavano osservando. Già, mi ha fatto uno strano effetto all'inizio, poi ormai non ci faccio più attenzione. È vero che non è molto piacevole. Non farci caso. Abbiamo parlato per un po', fino a quando mi sono resa conto dell'ora. Accidenti, devo andare da Jan! Il tuo collega del bar? Esatto, io... Va bene, a dopo ragazzina. Oddio, ci chiama ancora così, che bello. Gli ho rivolto un'ultima occhiata, poi mi sono diretta ai dormitori per incontrare Jan. E andamos da Jan. Ho attraversato la sala d'ingresso di corsa. Sono in ritardo, Jan mi starà già aspettando. Le porte dell'ascensore si sono aperte. Dentro c'era Jan. Sono sceso a vedere se c'eri. Volevi parlarmi? È uscito dall'ascensore. Cosa hai detto ad Alexi e Morgan? Che vuol dire? Alexi ha sentito dire che ci provo con il professore di storia dell'arte e a quanto pare sei tu che l'hai raccontato. Non credo di aver usato il termine provarci. Davvero Alexi l'ha detto? Non lo so più, però è proprio questo che sembra insinuare. Ti ricordi il gioco del telefono senza fili a cui giocavamo da bambini? Ecco, è un po' così. Non è esattamente quello che ho detto, anzi, per niente. Ho forse tirato delle conclusioni affrettate? Senti, io, quando vi ho visti, ho avuto una strana sensazione, lo ammetto, e tendo ad avere fiducia nelle mie intuizioni. Ma ho detto solo quello che ho visto, ho raccontato i fatti. E cosa ti diceva la tua intuizione? Te l'ho già detto, lo trovo strano. Che significa? Ti mangia con gli occhi. Perché sei arrossito? L'ho guardato con gli occhi spalancati. Ecco, dovevo dirlo, l'ho detto. Mi dispiace che siano venuti a ripeterlo in questi termini. Non ho sparso voci in giro e non l'ho detto al primo venuto. Morgan è amico mio, non sarebbe mai andato a dirlo. Comunque, mi scuso di averlo fatto. Se ne ho parlato è solo perché ero preoccupato. Jan, io... Ti chiedo scusa, è ridicolo, credi? Jan... Ti ripeto che io e il professor Zaidi stavamo solo parlando. Lo so, e io ti dico che ho sentito qualcosa di più. Ho avuto la netta sensazione di interrompere un momento... non so, intimo. Dimmi solo se... ti piace. Perché tieni tanto a saperlo? No, niente, lascia perdere. È sciocco. No, dai, dimmelo. No, hai assolutamente ragione. Faccio domande su cose che non mi riguardano, in fondo. Ti prego di scusarmi. Avrei dovuto rivolgermi a te invece di parlarne a Morgan. Sono stato uno stupido. Jan! Ho imparato la lezione, te lo posso assicurare. Scusa, ma devo andare a lezione. Ci vediamo dopo? Sì, ok. Jan è uscito dalla porta dell'ingresso dei dormitori in direzione del cortile. Ok, non ho lezione prima di fine pomeriggio. Ne approfitto per tornare in stanza e togliere qualcosa dalla borsa che comincia a pesare. Al quinto anno ci sono parecchie ore buche tra un corso e l'altro, il che ci permette di fare ricerche e di dedicarci alla tesi. È piacevole, ma la tentazione di procrastinare e di approfittare del tempo libero è forte. Non sono sufficientemente motivata per mettermi a lavorare. E ok, allora io mi fermo qui anche per questo episodio. Torneremo la prossima volta in camera nostra. Ci fermiamo qui nel bel mezzo del corridoio dopo questa strana discussione con Jan.
Io sono felicissima che in questo episodio abbiamo visto sia Nathaniel che Castiel. Troppo felice perché a me piacciono entrambi tantissimo. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettermi un like per sostenere il canale. Se non siete iscritti iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!